Sto mettendo il gas. Che quando la macchina era dal meccanico era 2 slot 19, adesso che ce l'ho costa 2,64. Ma dai, la benzina 5,39, un euro e 20 circa, sì, un euro e 30 anche, un euro e 20, dai, no? LPG 2,64, vabbè, dai. Farò che mettere 100 litri, no? No, no, 60 slotti, 100 slotti, ecco, 100 slotti metto, no? 20 euro, that's it. Mi è appena rimasto in mano il pomellino, questo qua, cioè ho aperto ed è caduto. Adesso l'ho rinfilato, questo qua, questo pomellino qua, adesso l'ho rinfilato, speriamo che tenga, perché magari apre, ti cade, non te ne accorgi. Io me ne sono accorto adesso che mi è caduto qua, però cazzo. Ecco, adesso è pieno, no? Cioè è pieno, nel senso che ha... quanti? 40, 30 litri, 35 litri. Però questo non mi dovrebbe segnare così, dovrebbe essere a qualche lineetta qua, capito? Non mi dà una, come dire, una linea esatta di quanto, cioè quando finisce diventa rosso, no? Cazzo, alla Tarmot me l'hanno montato, la Tarmot. Ma fatemi una cosa regolare, non che ho sto pulsantino che mi dà verde oppure rosso. Allora è inutile che mi mettete la scaletta del verdino lì, no? Ditemi, no, una cosa un po' più concreta, you know what I mean? Che cazzo. Qui è dove c'è la produzione della birra Schiffitz. Famosissima birra qua del posto. A me non piace. Comunque tantissimi la bevono. E qua c'è appunto la casa di produzione. Un giorno devo venire a visitarla. Dai, 2 anni che sono qua, ancora non sono venuto. Si arrabbieranno, mi diranno. Qua c'è un'entrata. Vabbè, un giorno o l'altro devo venire, almeno per vedere, perché mi hanno detto che prendono l'acqua dal lago e quel lago non è pulito, dai. Comunque la filtreranno, sì, ma hai voglia. C'è pure la Vespa, guarda che belli. Fantastici. L'unico problema è che quella di scorta non la potevo mettere perché ci sono i dadi che sono troppo corti. Comunque dai, guarda che sono belle, I cerchioni senza camera d'aria. Ora c'è da pulire però il resto della ruota. Insomma, prossimamente penso che la toglierò quella mappa, anche perché tanto è carta sopra un altro compensato, però era tanto per liberarmi di quelli lì grigi che non è che mi piacessero molto. Adesso infatti in questo qua ne metterò uno di un materiale particolare che è lavabile, eccetera, quelli lì non li posso lavare. E detto questo, ho pensato di prendere un power generator, così se per caso mi si scarica la batteria, capito? Eccolo qua, cioè è proprio, guarda, proprio piccolino, ti può caricare la batteria di un camper, di un van, un motorhome, una barca, uno scooter, un quad, whatever, you name it, hai capito? Tac, accendo e ho attaccato con questo i miei led, no? Con questo qua regolo, no? Se voglio il colore che voglio, capito?
giallo, mi dà giallo e verde, vabbè, whatever. E poi si può fare insomma tutte qua le menatine varie, no? Simpatico, è vero? Però bisogna vederlo by night. E dai, ma guarda che bello, ho messo la borraccia perché c'è sempre bisogno di una borraccia. Siccome lì ci metto il materasso, è inutile che gli faccio l'impalcatura, no? A me serve che gli metto il materasso, quando ho finito, tac, lo tolgo e posso usare come in questo punto, no? Il mezzo per altre attività. E qua altra borraccia, perché se ti sei di guai e vuoi bere, non puoi allungarti fino là, no? Capito? E allora ce l'hai già qua. E poi anche le altre due borracce là davanti, e insomma l'acqua è importante. Poi sotto le stelle sei a posto. O prima o dopo toglierò tutti questi strappini qua, no? Nastri strappo che avevo attaccato per le tendine, eccetera. O prima o dopo lo riuscirò a togliere. Queste qua ho messo, guarda. Sai mai, queste bisogna averle in macchina. Sai mai, non succede, ma se succede, almeno you are ok. Qui, guarda che bello, dai. No, potevo metterlo di sopra, ma sopra sarebbe stato troppo. Invece qua rimane un po' più soffuso. E questi qua dovrei portarli questa settimana, che oramai la settimana è finita, per farlo sistemare. Sono i mud cover, whatever. That's it. Qui c'è il suo bel, no? Per attaccarlo qua, e qua c'hai i due spinotti da attaccare alla fale. Qui c'hai una USB, questo è il suo porta, no? Guarda che bello. Tac, tac, tac. E siamo a posto. Salute. Lo tolgo, non mi piace più. Bello, però non mi piace perché mi chiude, mi fa troppo. Dovrei metterlo trasparente. Ecco, dovrei metterlo trasparente, perché così è veramente, a meno che non lo riempio di buchi. Insomma, devo cambiarlo. Non mi piace più lì, troppo chiuso, troppo. Ci vorrebbe di plexiglass. Ma tu guarda questo autocarro. L'ho tagliato. Ah? Così attacco solo questo. Cazzo, che ho tagliato fuori le Hawaii. E qua c'è Cabo San Lucas. No? Los Angeles, San Francisco e Hawaii. Cazzo. Però almeno adesso è più piccolino, dai, è più simpatico per ora, poi si vedrà. E questo sedile che mi preoccupa, che penso di toglierlo e metterci un piccolo mobiletto, no? Proprio per, al posto di questo, mettere un piccolo mobiletto, proprio piccolino, proprio giusto della larghezza del sedile. Che sarà di circa 20 centimetri, no? 25 Sai, tutti i centimetri. background che ci sono nelle pubblicità. Sai, per esempio, il green screen, no? Green screen panoramica di, come si chiama? Alvernia Plane. Alvernia Plane. In 200 meters, your destination will be on the left. Questo nel metro che fa da reception, guarda che simpatico, eh? Gin dobre! Aspetta, adesso scendo un attimo là. Mia area 51. Base nucleare. Thank you.
Siamo entrati nella reception e qui abbiamo, come si chiamava questo? Che ho visto, ma non ricordo. Siamo saliti al piano superiore. Queste sono molto stile Gaudì, però tecnologico. E le porte si aprono modello, come si chiama? Star Wars. E qui c'è il ristorante, che però mi sembra che è tutto chiuso. La macchina del caffè, c'è il caffè, magari funziona. Italian style, ci prenderemo il caffè. E qui siamo dentro a questo alieno. La... come si chiamava? Belfagor? Come si chiamava quel tipo lì? Dracula? Come si chiamava? Ecco, comunque facciamoci questo... guarda che è bello, eh? Qui però abbiamo questo divano messo in mezzo, probabilmente per non far passare, ma noi passiamo. Tanto oramai siamo qua. E che maniglione! Questo volo! Va bene. Ok. Scendiamo giù.